Una teoria di One Piece è proprio come un Acer 6930. Ci vuole moltissimo tempo a montarla e poco tempo a smontarla. Questo è il bello dell'Acer di chi lavora con i notebook. E io preferisco molto più lavorare con i fissi, vedete? Ce ne ho uno lì, altri due lì. Lavorare con i fissi, due secondi li apri e li metti a posto. Ecco. Quindi ci sono, prima di iniziare questo terzo video, la cosa sta prendendo una piega ormai incontrollabile, e tra l'altro oggi il mitico TNBT mi ha nominato in un suo video, e quindi roba proprio ormai mi sento gasato. E niente, io ho due cose da dire tecniche. Ora sono quasi in ferie, quindi ho un po' più di tempo e forse riesco anche a fare uno o due video a settimana. Poi non riuscirò a portare questo ritmo, quindi io rimango dell'idea che non posso essere un commentatore di video settimanali, anche perché comunque non penso di avere la caratura, nel senso che chi ormai mi conosce sa che questo è un canale, uno pezzo, dove ho la testa tagliata, ecco, dove io cerco di semplicemente di trovare dei riferimenti reali nel mondo di One Piece. E poi magari in seguito potremmo anche parlare del perché, perché è proprio una teoria sul One Piece, che così, cioè che cos'è proprio il One Piece. Ma niente, oggi però è uscito un capitolo che ha un po' messo, mi ha fatto molto riflettere in realtà, è un capitolo molto particolare e mi dà lo spunto per parlare di un argomento che io in effetti già volevo affrontare. Prima magari c'è questo filmato che è un breve riassunto di ciò che io avevo detto la volta scorsa. Guardiamo. Potrebbe il capitolo iniziare con la gabbia che si discioglie. I cittadini di Dressrosa che esultano. Ruffy che smonta il Gear Fort perché non ce la fa più. Tutti che festeggiano, Doflamingo a terra. Arriva sull'isola di Dressrosa qualcuno della flotta di Kaido. Ora, visto questo filmato, che termina con l'epic fail, in realtà non è proprio un epic fail, nel senso che la mia teoria di cosa accadrà al corpo di Doflamingo è valida, semplicemente è rimandata ai capitoli successivi. Però ripeto, a me non mi interessa del capitolo di oggi. Il punto è un altro. Io potrei anche dire che quindi non ho sbagliato al 100%, perché semplicemente ho previsto una cosa che forse, chissà, accadrà in seguito. A parte il fatto che non è che se sbaglio una teoria mi ammazzo, anzi, io delle volte spero di sbagliare perché mi piace essere sorpreso. Ma il punto è un altro. Preferisco, e non per fare il finto umile, preferisco dire che io ho davvero sbagliato, perché comunque Oda ha deciso nel 791 di non fare nulla. E è comunque una scelta. Mi dispiace aver sbagliato, quindi, e aver già previsto nel 791 addirittura l'arrivo di uno di Kaido, della flotta di Kaido, e ho sbagliato perché sono stato troppo frettoloso. E è proprio questo il punto. Chi segue uno pezzo sa bene che io alla fine devo per forza parlare un attimino di altri argomenti, no? E poi fare il riferimento a One Piece. Tempo fa, nel primo video, avevo parlato di tutta la battaglia di Trafalgar. Oggi cambiamo argomento, andiamo proprio nel mio mondo, che è quello della musica. Voi direte, ma questo non fai computer? No, in realtà lavoro nel mondo della musica. E parlavi un attimino di una cosa. Il melodramma. Il melodramma viene dalla tragedia e commedia greca. Ora vi spiego poi perché sto parlando di questo. Melos, dramma. Melos è sentimento, dramma significa azione. Non tragedia, azione. Perché tutte le opere teatrali sono strutturate in due grandi momenti che si alternano in continuazione. Il recitativo, che è la parte drammatica, cioè dell'azione, e l'aria, la parte del sentimento. Qualcuno forse ha già capito dove voglio andare a parare. Tutto ciò che abbiamo noi nel mondo moderno, i grandi film, i colossali libri, i telefilm, anche gli shonen, i manga, eccetera, sono figli e figliastri
dell'opera teatrale, perché sempre c'è questa alternanza di momenti drammatici di azione, dove si svolge la trama, e momenti invece di passione. La trama si ferma e c'è solo il sentimento. Quando il principe ignoto riuscì a superare le prove della principessa e disse: "Se tu entro domani mattina all'alba scoprirai il mio nome, avrai vinto." La principessa fece di tutto per sapere il nome di questo principe ignoto, addirittura torturò l'ancella di questo principe. Niente. Questa è tutta la parte della trama. All'improvviso, poco prima dell'alba, poco prima della vittoria, il principe ignoto, che in realtà si chiamava Calaf, esce, vede le stelle che stanno per tramontare. È prossima all'alba, prossima alla vittoria, e canta: "Tramontate stelle, all'alba vincerò." Ecco, quella è l'aria. Ovviamente la principessa è Turandot, no? Avete capito? E prima, nel Settecento, la gente andava a teatro non per seguire la trama, perché le opere teatrali, Tristano e Isotta, Orfeo e Euridice, le sapevano già. Andavano a teatro solo ed esclusivamente per l'aria, per il sentimento. Noi invece, oggigiorno, siamo una società molto più frustrata, molto più veloce, molto più frenetica. A noi non interessa il sentimento, interessa solo la trama. C'è gente che ormai partoriscono i figli, entra in sala parto, il dottore lì, l'ostetrica sta lì, ecco, è nato. E il padre che dice: sì, vabbè, lo so che è nato, è ovvio che è nato, ma voglio sapere che mestiere fa." Ecco, più o meno siamo una società ormai così frustrata. E dico questo perché io praticamente ho commesso un errore, questo voglio dire, io ho sbagliato e da uno che fa musica questo errore non doveva esserci. Scusate l'interruzione del vicino. E dicevo, io vivo di emozioni e commettere questo errore mi è dispiaciuto più che altro perché mi sono fatto prendere dall'entusiasmo e ho già voluto in anticipo immaginare come sarebbe finito il corpo di Doflamingo. Penso, e questo l'avevo detto in un commento di risposta a uno dei... delle persone carissime che mi scrivono, io sono innamorato di Kaido perché in realtà, se davvero è come dico io, che Trafalgar, Waterloo, la Spagna, la Francia, vabbè, avete capito, lì seguite gli altri video, se, così io, Kaido sarebbe Napoleone, e Napoleone è uno dei miei personaggi storici preferiti, quindi per me sarebbe proprio l'apoteosi, no? Della goduria vedere Napoleone in One Piece, perlomeno una sua rappresentazione. Ma a questo punto, niente, è andata come è andata e mi dispiace, ripeto, aver corso, perché giustamente, mettiamoci nei panni di Oda, è stata una sua scelta, qualcuno la critica, qualcuno no, è durato troppo tempo Dressrosa, parecchi dicono di sì, ma il punto è questo, ormai è durata 2 anni e dopo 2 anni non è possibile, giustamente, che, come avevo previsto io, Dressrosa finisse in 4 pagine, le restanti 9, quelle lì che sono, 10 sarebbero state praticamente già un nuovo filone, una nuova trama. No, no, perché Dressrosa è finita e noi dobbiamo esultare. In ogni momento ognuno deve avere il suo spazio, deve avere il suo momento nell'aria, diciamo così, e il capitolo 792 è stata un'aria. Forse ce ne sono state un po' troppe di arie a Dressrosa, un po' troppi momenti, diciamo, troppi momenti così di passione e meno di trama. Questo poi ognuno di voi può dire la sua. Però mi piace pensare a questo, cioè che anche One Piece, come tutte le cose, ha il momento di trama e di azione e il momento di passione. Ecco, è giusto che dopo 2 anni finisce una saga. Io avevo intuito che la saga sarebbe finita. Alcuni dicevano: "Doflamingo si alza, fa un'altra mossa." Assolutamente, perché, come vi dicevo, Luffy ha dato una promessa, un colpo ed è finita. E tra l'altro, KO è l'abbreviazione di knockout, ok? Knock e pugno. Il pugno di Luffy è stato molto duro, molto hard. Potremmo dire un hard knock. Potremmo dire che sono stati giorni del hard knock. Hard Knock Days. Ci ho pensato dopo. Comunque, vabbè. Quindi anche la sigla è stata un po' spoiler, come poteva essere, ma vabbè, molto carino, da bravo. E il punto è proprio questo qui come posso dire, della passione.
Senti, io volevo fare questo discorso e terminare questo video con una piccola curiosità. L'avevo accennata tempo fa e ho fatto una ricerca sul fenicottero. Volevo un attimino prendere le difese di Doflamingo, un personaggio che odio. Voi dite, ma come fa a prendere difese di uno che odi? È proprio questo il punto, il bello di conoscere magari le persone, le odi un po' di meno. Un'idea. Il fenicottero è un animale che vive un po' in tutta Europa e in Africa, va bene? Ha ispirato un grandissimo popolo africano di 4.000-3.000 anni fa, che sono gli Egizi. Gli Egizi vedevano il fenicottero e sono stati ispirati perché il fenicottero, come tutti gli uccelli, fa le uova e le uova devono essere covate perché hanno bisogno di calore. Che fanno i fenicotteri? Quelli africani vivono in zone di laghi vulcanici. Trovano il terreno caldo caldo perché sotto c'è il magma e vanno a seppellire le uova sotto il terreno. Quindi il fenicottero quando nasce si schiude l'uovo, vedete che curiosità, nascono i pulcini dal terreno. Gli Egizi hanno visto che quindi la nascita viene dalla terra e dal fuoco. Però poi i fenicotteri, che restano sempre su una zampa quando vanno a caccia, ecco, i fenicotteri non stanno sempre su una zampa. Ecco, stanno su una zampa solo per tenersi in equilibrio quando cacciano. I fenicotteri poi non è che cacciano, semplicemente si mettono con il piede sommerso nell'acqua fin qui e col becco vanno a cercare i molluschi e i gamberetti nell'acqua. E lo fanno solo quando vanno comunque a mangiare. Doflamingo si siede sul corpo delle sue vittime, come Smoker, Trafalgar Law, eccetera. Si siede in quella posizione strana con una gamba così quando va a caccia, diciamo. Altro riferimento carino sul fenicottero, ma comunque i fenicotteri mangiano con l'acqua e poi sono uccelli e vivono nell'aria. Aria, acqua, terra, fuoco. Gli Egizi hanno visto sta cosa e hanno mitizzato il fenicottero, creando un animale simile a quello che poi sarà nella cultura classica, comunque ha ispirato tanto i greci e i romani. Questo animale ha le prime lettere del nome simili a questo animale, fenicottero, fenice, la fenice, un animale che muore sul terreno, ma risorge da quello stesso terreno. I romani, che poi hanno avuto come animale simbolo l'aquila, lo sapete, no? I vessilli dell'aquila, anche la Lazio Calcio ha come simbolo l'aquila, eccetera, perché origini romane, l'aquila poi ha sostituito nella cultura romana la fenice. Quindi, in seguito, questo uccello meraviglioso che nasce dalle sue stesse ceneri, anche il mitico motto della Fenice, no? Post fata resurgo, dopo la morte io risorgo, è stato poi ispirato all'aquila, ma l'origine è egizia ed è dal fenicottero. Proprio come in Asia hanno il drago, un animale mitologico, che però ha come origine la lucertola, o il serpente o il varano di Komodo, comunque i rettili. Quindi abbiamo un animale reale, il fenicottero, e un animale mitico che è la fenice. In One Piece c'è la fenice, Marco. Voi avete visto il potere di Marco contro Kizaru, no? Stato ferito da colpi mortali, come se nulla fosse, c'è stato anche quello scambio di battute con Carino, con Borsalino, e lui si è rigenerato da solo. Doflamingo è risorto dopo il colpo di Law, ma lo ha fatto grazie a un'operazione su se stesso, un sistema artificiale. È molto bravo nell'utilizzare il suo frutto, ma è un sistema artificiale. In altre parole, Doflamingo crede di essere immortale, si illude, pensa di essere mitologico, ma rimane una fenice, un fenicottero, non sarà mai una fenice. Lui è la rappresentazione reale di ciò che invece, ad esempio, Marco è mitologico, no? Lui rimane la parte mortale. Doflamingo è quasi un nobile, ma non è un nobile. Vorrebbe essere nobile, ma non lo è. In altre parole, Doflamingo è un personaggio che mi mette tristezza, mi mette quasi, mi fa quasi pena. È un uomo che si è sempre illuso di poter essere. Lui a un certo punto, quando c'è lo scambio di battute con Bella, mi dice anche che a lui non interessa nemmeno essere un pirata, no? Lui punta alla conquista di chissà cosa, vorrebbe essere imperatore, vorrebbe essere drago celeste, no, nobile, vorrebbe essere così anche mitologico con il suo potere che si illude chissà cosa, l'ha persino risvegliato il suo frutto, ma lui non
Niente, lui si illude di essere un chissà chi, rimane pur sempre un mortale. È una persona che credeva poteva raggiungere quel livello lì, ma gli mancava sempre qualcosa per. E queste persone così mi fanno tristezza. Ecco, ed è un altro riferimento quasi sociologico, antropologico della nostra società. Ci sono persone così. E Doflamingo rispecchia un po' queste persone che, ripeto, niente, è una mia considerazione, anche una curiosità sulla Fenice. E quindi, come al solito, chi segue uno pezzo può comunque sentire delle storielle interessanti, reali, su questioni così. Adesso abbiamo fatto ornitologia e etologia e anche un po' di musica. Ma niente, era un modo anche per cercare di aprirsi un po' a tutti i personaggi. È ovvio che ci sono quelli che piacciono di più, quelli che piacciono di meno. Io sto preparando un video, penso che lo pubblicherò domenica, una lunga ricerca che ho fatto sugli ammiragli, e si chiama, già dal titolo, Giù le mani da Fujitora. Sarà una cosa, in realtà, un lungo discorso sul personaggio di Fujitora, che a me non piace, siamo a due, però ho cercato di fare dei discorsi dietro Fujitora, però non voglio anticipare nulla. Spero che vi interesserà, così come vi è interessato questo video. Spero di avere tanti commenti ancora, perché io adoro proprio conversare con voi. Piccola precisazione: io ho sbagliato, io ho due account su YouTube, uno che è Vidar17, che è il mio, quello che ho da circa 10 anni, e questo qui che ho creato tipo la sabato scorso, quindi è stata tutta una roba così. E sul tablet ho ancora il vecchio, quindi quando ho commentato per ringraziare tutti quelli che avevano scritto, ho commentato con l'altro profilo, si vede che sono imbranato ad avere due account, non sono ancora in grado di gestire la situazione. Comunque, niente, grazie mille. Niente, questo capitolo quindi è stato un'area. È giusto che noi artisti che viviamo, parlo per me che faccio musica, dobbiamo goderci questi momenti, perché sono comunque i momenti alla base della vita, che poi, come diceva anche il mitico di NBT, giustamente, uno poi può emozionarsi o meno. In effetti, anch'io come lui non è che mi sia emozionato così tanto. Forse quando ci sarà l'anime ci piacerà un po' di più questo capitolo, sentendo le voci, il giapponese, il modo di parlare di giapponese che è particolare con quella lingua meravigliosa che hanno. E poi anche il discorso che noi stiamo vivendo Dressrosa un capitolo a settimana. È come ascoltare una canzone quando sta arrivando il momento più bello, tu metti pausa e dici: il resto te lo faccio sentire la prossima settimana. Poi alla fine diciamo: questa canzone fa schifo. Vabbè, se tu la interrompi ogni 3 secondi, quindi forse anche quello. Ci manca la fluidità della trama. Però è stato un capitolo, mea culpa, giustamente, di aria, di passione. Dal prossimo vedremo altre cose. Quello che avevo previsto di la flotta di cavi, eccetera, è ancora attivo, sta lì, vedremo come andrà a finire. Io spero sempre che Oda possa sorprenderci e sorprendermi. E niente, quindi grazie, spero vi sia piaciuto anche questo video e alla prossima.